Ciao ragazzi, come state? Io sono sempre Mario, il coach. Questo nuovo format, oggi facciamo il dorsale a casa. Mi dirai come? Sì, lo so, non è facile a meno che tu non abbia attrezzatura specifica. Eppure io oggi ti farò vedere tre esercizi su come svilupparli proprio dentro casa. Quindi prova a dare un'occhiata a questi esercizi, cosa molto importante, a fine sezione, come sempre in questo nuovo format, ti farò vedere gli errori da evitare. Quindi se hai qualsiasi domanda ovviamente mi scrivi sotto, se ti fa piacere ti iscrivi al canale o al massimo lascia un mi piace proprio se vuoi esagerare. E noi ci vediamo alla prossima e tu allenati bene, ciao! Ok, questo esercizio che dovrebbe sostituire completamente il pull-ups, ho usato delle sedie. Mi raccomando, qui molto importante l'impostazione della schiena. Il secondo esercizio invece l'ho inserito per simulare un rematore. Qui la forza stessa la dà l'elastico oltre che al peso stesso che aggiungiamo. E mi raccomando sempre, bisogna stare attenti alla posizione. Il terzo esercizio invece è il rematore con il bilanciere. In questo caso anche la forza è data dall'elastico, quindi quale elastico puoi utilizzarlo come preferisci. Errori da evitare. Allora, il primo errore da evitare nel primo esercizio è proprio questo, quindi fare dei piccoli, come chiamiamo? Li chiamiamo pull up, quindi fare questi piccoli movimenti che non servono a nulla, è meglio evitarli. Il secondo, sì, magari puoi cercare di salire, ma se poi commetti questo errore di cedere completamente sia la forza che la schiena, serve a poco. Nel secondo esercizio, invece, quello che dobbiamo evitare nel rematore, come puoi vedere, è curvare completamente la schiena, quindi perdere l'attivazione dell'addome e l'efficacia dell'esercizio stesso, quindi evita di curvare troppo la schiena. Un altro errore che potresti commettere è questo: se il tuo peso è eccessivo, tendi a sollevare con il tronco piuttosto che tirare su con il dorsale, oltre che facendoti male alla schiena. Sul terzo esercizio, sul rematore, bene o male è lo stesso errore che puoi commettere, che curvi troppo la schiena e quindi tendi addirittura anche a mollare velocemente l'elastico senza avere nessun controllo dell'esercizio stesso. La stessa cosa se anche qui il carico è elevato, la tua postura non è corretta, tendi a tirare su con il tronco anziché lavorare con il dorso. E adesso vediamo come fare invece. Sul primo esercizio, se poggiare le gambe su un'altra sedia è difficile, avvicini le gambe, porti su il pettorale, quindi fuori il petto, chiudi forte l'addome e cerca di tirare facendo un buon ritmo, quindi non troppo veloce. Nel secondo esercizio, chiudi forte l'addome, va sempre chiuso forte, fuori il petto. In questo caso, tieni i gomiti abbastanza vicini, più stretti possibili al tronco e cerca di tirare su con il collo neutro, quindi molto importante questa parte. Nel terzo esercizio, quindi nel rematore, stessa cosa, chiusura dell'addome, il braccio perpendicolare alla spalla che scende leggermente giù, come puoi vedere, per attivare bene questo gran dorsale, non facilissimo questo rematore, quindi occhio. Noi ci vediamo alla prossima e allenati bene, ciao!